Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Mi è venuta voglia di fare questa ricetta, la pappa al pomodoro, una ricetta toscana. Quindi ho messo su l'acqua per preparare un brodino e qui ho pulito il basilico, l'ho sciacquato del nostro orto. Il pane, come sapete, lo faccio io. Praticamente sto usando tutti i prodotti nostri. Il pane raffermo, non deve essere fresco perché altrimenti si gonfia troppo. Quindi me lo spezzetto così, in questo modo, a pezzettini non piccolissimi. Ecco qua. Ok, il pane è pronto. Poi ho preparato aglio e cipolla. Li taglio sottilissimi, anche questi prodotti sono del nostro orto. Abbiamo un orto piccolissimo, però cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Taglio molto sottile anche sia la cipolla che l'aglio, così quando vado a cuocere si deve quasi sciogliere. Ok. Anche il pomodoro è nostro, abbiamo fatto un po' di passata, di barattolini e bottiglie, quindi userò quello, altrimenti potete usare il pomodoro fresco. Adesso faccio appassire, ho buttato giù un po' di olio d'oliva, olio extravergine. Ci metto anche un po' di peperoncino, anche se ho visto nelle ricette della pappa al pomodoro non è previsto, però io lo metto dappertutto, questo peperoncino, un po' di piccantino ci sta bene. Abbasso, abbasso, perché assolutamente la cipolla deve appassire, quindi non deve assolutamente bruciare. Magari ecco, mi aiuto anche con un po' di brodo. Dicevo, se invece della passata che userò io, adesso metto anche un po' di basilico così, ma poi lo metto anche dopo. Volete usare i pomodori freschi, l'importante è che togliete la buccia, quindi magari li sbollentate un pochino e preparate il pomodoro senza buccia. Bene. Il brodo l'ho preparato con carota, un pezzettino di cipolla e un pomodorino. Se volete mettete anche una patata, quello che volete, un brodino vegetale. Ok, faccio appassire ancora per benino. E poi butto giù il pomodoro. Ecco qua, la nostra passata. Se dovete invece comprarlo, non usate la passata, quelle passate fitte, magari prendete il pelato che è un pochettino più meno denso. Metto un po' di sale, poco sale, vedete che il basilico era anche dentro il barattolo del pomodoro. Metto pepe, un po' di pepe. E adesso lo faccio cuocere un pochino, non molto, perché poi questo è un pomodoro già cotto perché li facciamo bollire dentro i barattoli. Quindi una volta che so 10 minuti buttiamo giù i pezzetti di pane così. E qui lasciamo cuocere. Vedete che qui ci regoliamo ad occhio, ecco perché non vi ho dato il peso del pane. Perché a seconda del pomodoro che mettete, vedete, io adesso ne metto, mi fermo qui, se vedo che era un po' lentino avrei messo più pane, ma così va bene. E poi mi aiuto col brodo, ne metto altri due pezzetti, ok, e metto il brodo e lascio cuocere. Giro un pochino, posso anche coprire con un coperchio. E diciamo che la cottura sta intorno ai 15-20 minuti, però dipende da come vi piace. Ho visto alcune ricette che fanno proprio sciogliere il pane, e in alcune invece rimane un pochino più sostanzioso, come farò io. Quindi, se vi piace proprio sciolto il pane,
fate cuocere di più, altrimenti ecco io così già mi fermerei perché è morbidissimo e mi piace un pochino più consistente. Ok, giro un pochino. Ci metto adesso ancora un po' di basilico, un basilico gigante abbiamo quest'anno. Faccio dei pezzettini. Vedete che la cipolla la dovevo far sciogliere ancora un pochino di più perché si vedono i pezzi un po' grandini. Quindi se riuscite, metto ancora pepe. C'è un profumino, ragazzi, buono. Non vedo l'ora di assaggiarla, eh. Stasera la dieta penso che salta. Allora, impiattiamo. Questo è un modo anche per non sprecare il pane che ci avanza, poi specialmente il mio lo faccio io con farine buone, è un peccato quando avanza, ci dobbiamo inventare qualcosa e questo è un ottimo modo. Mettiamo un po' di olio, eccolo qua, questo è il nostro olio. Comprato al frantoio, direttamente al frantoio da un nostro amico. Un po' di basilico per abbellire ed eccolo qua. E la nostra cena è pronta. Un piatto povero ma gustosissimo, ricetta toscana. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.